Buongiorno a tutti. La mia ricerca si è inserita nel processo decisionale che interessa il Parco della Salute e si è occupata per circa un anno di prefigurare lo stato di un luogo in un futuro abbastanza lontano, attraverso la forza delle promesse progettuali. Il mio percorso è iniziato incontrando il geometra Cirnigliaro dell'azienda ospedaliera, che mi ha introdotto il tema della complessità dell'ospedale Le Moglinette e delle sue criticità legate soprattutto all'obsolescenza funzionale ed impiantistica degli edifici. Le sue parole, registrate in un verbale, hanno dato vita alle prime implicazioni sullo spazio progettuale, ovvero ai ragionamenti sulla presenza del muro, sull'indice di densità del costruito e sugli spazi residuali. È proseguito poi con l'incontro con l'architetto Leonardi del settore urbanistica della città di Torino, dal quale ho appreso l'esistenza di un documento fondamentale, l'accordo di programma. Questo ha avuto un effetto immediato sullo spazio, in quanto mi ha permesso di considerare il riuso, la demolizione, il non costruire e l'importanza dello spazio pubblico. Fondamentali poi sono stati i successivi incontri con il dirigente sanitario delle Moninette e con la soprintendenza, che hanno introdotto degli attanti davvero forti, come la concezione olistica della medicina all'inizio del Novecento, il significato del progetto unitario di Eugenio Mollino e l'importanza del verde per la cura e del valore della memoria storica e funzionale. Un altro attore decisivo è stato UNITO, al quale ho proposto la realizzazione di un campus universitario nell'area. Il suo rifiuto mi ha fatto abbandonare definitivamente l'idea di spazio che prevedeva il mantenimento della monofunzionalità e della concezione unitaria del complesso. Da questa importante deviazione, la tesi ha imboccato la strada per la ricerca del giusto mix funzionale che potesse tenere insieme, con una storia forte, un complesso unitario di edifici. A questo fine, tutti gli incontri successivi sono stati fondamentali per costruire una narrazione basata sulla residenzialità speciale, sulle cure riabilitative e palliative e sull'integrazione delle fasce più deboli della società in un nuovo sistema di welfare sanitario. La promessa finale è stata rafforzata da una serie di concatenazioni che sono state scaturite dall'incontro con Irene Ponzo di Fieri, che mi ha citato degli attanti con dei nuovi significati legati alla sostenibilità sociale. È stato incredibile osservare come l'integrazione delle badanti e delle associazioni nei sistemi di cura, la diversa concezione dei sistemi di cura nelle diverse culture e la complessificazione della società identificata nella super diversità generazionale, culturale, identitaria, etnica e sessuale possano avere delle implicazioni reali sullo spazio, come le norme d'uso e l'amministrazione degli stessi. In conclusione, la ricerca è stata una continua apertura a nuovi attanti e quindi a nuove deviazioni. L'ipotesi di futuro per le Molinette è cambiata molte volte, da un master plan incentrato sulla plurifunzionalità tra residenze e sanità, ad uno incentrato sulla monofunzionalità di un campus universitario e fino a divenire una sorta di cittadella sanitaria con mix funzionale basato sul concetto di cura 2.0. E chissà quale futuro avrei immaginato se avessi proseguito la ricerca verso i punti risolti della tesi, quali nuovi attanti e quali nuove implicazioni spaziali avrebbero modificato la mia promessa. La promessa progettuale si è concretizzata e contrattualizzata. Quindi, grazie ad una progressiva raccolta di attanti, messi in campo dai singoli attori incontrati, ed è legittimata nello spazio e nel tempo in cui è stata svolta. Grazie.